una bandiera francese con un gruppo di persone attorno. Senza striscioni, senza slogan o hashtag, perché la manifestazione di oggi pomeriggio a Como, in Piazza Volta, non è stata organizzata, ma semplicemente convocata. Una mail, un messaggio. Il coordinamento Comasco per la Pace ha voluto dare così una prima risposta, un primo semplice segnale di solidarietà al popolo francese dopo la strage di Parigi. Sempre il coordinamento Comasco per la Pace organizza lunedì un'iniziativa più strutturata. In Piazza San Fedele, a Como, alle 17, si terrà una manifestazione di solidarietà con Parigi e contro la violenza del terrorismo. I fatti di Parigi sono stati commentati oggi dai sindacati di polizia comaschi, che sottolineano le carenze strutturali del comparto della sicurezza. Stamattina il ministro Alfano ha annunciato alcune nuove misure, tra le quali il rafforzamento dei controlli alle frontiere. Vogliamo combattere l'ISIS? E con cosa? Con le pistole ad acqua e il provocatorio attacco di Ernesto Molteni, segretario del SAPA, sindacato autonomo di polizia di Como. Abbiamo 15 proiettili a testa per le esercitazioni di tiro e caschi che non vengono cambiati da 25 anni. Noi facciamo miracoli, ma il governo non ci aiuta. Per combattere il terrorismo sono necessari immediati investimenti economici e risorse per la polizia, prosegue il SILP CGL di Como per voce di Sergio Iaccino. Siamo le uniche forze capaci di spezzare il cerchio della violenza e la barbarie del terrore per riaffermare i valori e i diritti della libertà e della democrazia. Non possiamo più permetterci, è la conclusione, di pensare che certe cose siano lontane. Temi analoghi anche per il SIULP. Le politiche scellerate dell'ultimo decennio ci portano a lanciare l'ennesimo e disperato grido di allarme per le condizioni in cui versa l'apparato sicurezza in Italia, si legge nel comunicato firmato da Paolo Tabacco. La carenza di uomini e mezzi, oramai insostenibili, e i pesantissimi tagli alle risorse economiche devono avere fine.